Erano gli eroi del Covid, ora sono rimasti senza lavoro o lo perderanno nei prossimi giorni. È il messaggio lanciato dal sit-in di protesta, organizzato dai sindacati della funzione pubblica nel comparto sanità, davanti all'ospedale Marche Nord di Pesaro, per i 30 operatori sanitari in scadenza di contratto. Noi stiamo chiedendo con forza e da diverso tempo, oltre alla stabilizzazione del personale precario, la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza. Domani ne scadranno alcuni, nei prossimi giorni e mesi, per gli operatori sociosanitari circa 30. Operatori sociosanitari che è bene ricordare che hanno svolto un ruolo importante sia tutti i giorni ma soprattutto durante le fasi più critiche della pandemia di marzo 2020. Questi lavoratori che domani saranno a casa sono gli stessi lavoratori che l'anno scorso chiamavamo eroi, sono quelli che hanno lavorato nelle subintensive, nelle intensive, nei reparti Covid, non si sono certo tirati indietro nel momento del fabbisogno e quindi una mano secondo me d'aiuto sarebbe sicuramente utile e sarebbe sicuramente utile per, come valore aggiunto all'azienda, perché sono ragazzi che hanno un'altissima professionalità, soprattutto per i reparti Covid. Il mancato rinnovo contrattuale sterilizza anche le possibilità di una stabilizzazione per gli operatori sanitari di Marche Nord. Noi chiediamo che questi lavoratori vengano prorogati i contratti fino al massimo consentito dalla normativa, 36 mesi. Questo consentirebbe a questi lavoratori un diritto successivo a una manifestazione di interesse per un'eventuale stabilizzazione. Tengo a precisare che la manifestazione di interesse potrebbe essere utilizzata anche su tutto il territorio del Servizio Sanitario Nazionale. È inammissibile che prima erano gli eroi che salvavano la patria e oggi sono diventate persone comuni che nessuno sta più considerando. Credo che sia una cosa ingiusta e indegna anche da parte di chi ha delle grosse responsabilità.